secondo giorno della International Six Days of Enduro in Sardegna. Il mondiale a squadre per nazioni entra nel vivo. La Francia inizia come da previsioni, ovvero all'attacco ed è al comando sia del World Trophy sia che dello Junior. Ma dietro ci sono le inseguitrici e fra queste l'Italia. Adesso i piloti dal parco chiuso di partenza si portano qua seguendo le frecce del percorso che identificano le speciali. È lì che si combatte contro il cronometro, è lì che può cambiare la classifica. L'Italia è quarta, Salvini, anche se infortunato, continua a resistere, la battaglia continua. Sesta posizione per gli Stati Uniti, ma intanto è proprio Salvini, campione del mondo della E2, che si avvia alla partenza del secondo giorno. Pronto a rifarsi della sfortuna, ma davanti ancora non sa di avere una giornata difficile. Protagonista assoluto ancora una volta il francese Antoine Meaux, che è riuscito in questa seconda giornata ad imporsi su 3 prove speciali su 6, lasciando le prime due all'australiano Daniel Milner e la quarta speciale al connazionale Johnny Aubert. Quindi la Francia che in questa seconda giornata, ecco intanto l'australiano in azione, la Francia che si conferma in questa fase iniziale della stagione come grande e prevista protagonista. Speciali molto tecniche e molto difficili. Oltre a me ho anche Johnny Hubert, che vediamo in azione in questo momento, contribuisce ovviamente all'ottimo risultato e alla prima posizione dei transalpini che sono arrivati qui in Sardegna, non a caso portando i 3 trofei. Salvini, eccolo in azione, però purtroppo ancora 2 episodi di grande sfortuna per il bolognese. E migliore degli azzurri alla fine il regolarissimo Danny Philippiers, che permette all'Italia di rimanere in quarta posizione. Abbiamo un po' lavorato sulla moto oggi perché stiamo cercando un po' di trovare il sistema per far andare la moto come voglio io, quindi abbiamo cambiato un po' di cose e piano piano riesco a guidare come voglio io. E il tempo esce sempre più meglio, quindi una buona giornata. Ancora Francia anche nello Junior Trophy, grazie alla prestazione in questa seconda giornata di Loïc Leriot e di Mathias Bellino. Quindi Francia sugli scudi anche fra i giovanissimi, ma l'Italia c'è. C'è grazie ai nostri giovani capitanati da Redondi, che tiene botta e quindi mantiene l'Italia in seconda posizione nella classifica generale. E adesso sentiamo le parole del protagonista di oggi, il francese Loïc Leriot. Today is a good day for me and also for the French team. I'm really happy to, I think, win in junior, and I like the special. It was good for me. It's just a little bit a lot of dusty. You don't see really good, but don't make a lot of mistake today. Yesterday more, and I win. I'm happy. Nel Women World Trophy è l'Australia a fare la parte della leonessa in questo caso, con 3 pilotesse nei primi 5 posti. Sono Jessica Gardiner, Tyla Jones e Gemma Wilson. E alle loro spalle c'è la svedese Jessica Johnson, terza, e Emily Carlson. L'Australia guida la generale, seguita dalla Svezia. Più lontano alla Francia. Giornata invece difficile per le nostre azzurre, con un problema meccanico accusato da Paola Riverditi.